Il nuovo capitolo di One Piece continua a far parlare di sé. In rete girano spoiler, notizie, aggiornamenti non confermati. Ci sono delle novità davvero interessanti. Dobbiamo parlarne subito. Assolutamente. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video dedicato a One Piece. Prima di cominciare, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Cominciamo con gli spoiler di cui abbiamo già parlato, ovvero quelli condivisi da Piu Piece e Demonopla su Twitter. Il titolo del capitolo sarà La verità di quel giorno. Intanto nella cover vedremo apparire Doflamingo. Il capitolo inizia con Sabo che parla degli otto regni che si sono ribellati al governo mondiale. Questi regni si rifiutarono di pagare il tributo celeste, così il governo mondiale gli ha inviato i nove cavalieri sacri. Vediamo una foto di Cobra sul giornale. Appare una foto del suo cadavere, con Sabo accanto. C'è un flashback di Sabo e l'esercito rivoluzionario contro Fushitora e Toro Verde. Viene mostrato anche un intervento della CP0. Alla fine vediamo Cobra dirigersi verso i Gorosei. Dice a Chuck e Pell di prendersi cura di Bibi. Questi sono gli spoiler di cui abbiamo parlato. Ci sarebbe anche la nuova taglia di Sabo, ma quella è stata condivisa solo da Worst Gen e non da tutti gli altri, per cui riparleremo di quella solo quando verrà confermata anche dagli altri utenti. Abbiamo però degli aggiornamenti, delle notizie. Cerchiamo di capire quali sono le novità. Vedremo una bella azione all'interno del capitolo da parte di Karasu. Vedremo Fujitora prepararsi per un grande attacco. Il volto dei capitani rivoluzionari saranno scioccati. Ci verrà mostrato quello di Sabo. La concentrazione si sposterà su di lui, ma non si vedrà cosa succederà. La Cyperpole Zero sarà impressionata dalla forza dell'esercito rivoluzionario. La CP0 dirà che se non fossero stati a Marigioa avrebbero distrutto tutto. Tutto questo riferito agli ammiragli e ai capitani rivoluzionari. Questa parte un po' si ricollega a ciò che era stato detto all'interno del capitolo 1054. Si vedrà Cobra sdraiata a terra accanto alla sua sedia a rotelle e Sabo accanto a lui. La foto del giornale che dice che Sabo ha ucciso Cobra sembra vera. Non è un disegno. Probabilmente Morgans ha scattato la foto dopo che i Gorosei hanno ucciso Cobra e quando è arrivato Sabo. Sabo è rimasto scioccato quando ha letto questa notizia, ovvero che era stato incolpato di aver ucciso Re Cobra. E adesso lo spoiler più terrificante. Uno dei cavalieri sacri al centro assomiglia a Shanks. Ha la stessa tunica o mantello, la stessa spada e anche la stessa posizione della spada. Questi aggiornamenti sono stati condivisi da Vegapunk su Twitter. Adesso Vegapunk posta pure spoiler, ragazzi. Ma non sono ancora stati confermati da Redon. Parliamo subito della figura, della silhouette. C'è davvero una figura che somiglia molto a Shanks. Ci si chiede a questo punto, e se il rosso fosse un cavaliere sacro? Possibile? L'imperatore, un pirata come Shanks, a servizio dei nobili mondiali? Un cavaliere sacro che va a recuperare il tributo celeste? Sembra davvero difficile da credere. Non è proprio in linea con il personaggio di Shanks. Però negli ultimi tempi siamo venuti a conoscenza di una cosa importante riguardante il rosso. Ovvero sappiamo che la sua famiglia è legata ai nobili mondiali. Shanks appartiene alla famiglia Figarland. A tutto questo c'è un'interessante teoria di cui vale la pena parlare. Worst Gen su Twitter posta questo intervento. Quello che trovo interessante è che i Gorosei non menzionano il suo nome. Non si rivolgono a lui parlando del suo ruolo. Non riusciamo nemmeno a vedere la sua cicatrice, né nel manga né nella versione anime. E l'altro lato del suo corpo non viene deliberatamente mostrato, il che solleva delle domande. Cosa intende Worst Gen con questo post? Intende dire qualcosa di molto particolare, ovvero che il personaggio che vediamo all'interno del capitolo 907, intitolato Il Trono Vuoto, potrebbe non essere Shanks. E Oda potrebbe aver giocato con la figura di questo personaggio per farcelo collegare direttamente a Shanks, quando in realtà, possibilmente, teoria, potrebbe trattarsi di un altro personaggio. Potrebbe quindi essere un altro membro della famiglia Figarland, molto simile a Shanks, magari un suo fratello gemello. O un suo fratello in generale. Sembra una teoria troppo fantasiosa,
ma effettivamente in quell'occasione nessuno ha fatto il nome di Shanks. Viene però detto che un personaggio come lui non dovrebbe avere a che fare con il governo. Questa frase è molto particolare. Nel caso in cui quel personaggio del capitolo 907 fosse Shanks, con queste parole dei Gorosei dovremmo supporre che Shanks non sia un cavaliere sacro, ma solo il pirata imperatore Shanks il Rosso. Che già è tanto. Altrimenti che senso avrebbe dirgli che uno come lui non dovrebbe avere nulla a che fare con il governo? Ma allo stesso tempo, uno come lui come ha fatto a raggiungere la stanza dove sono presenti i Gorosei? Se sei giunto fino a questo punto, lascia un bel like e iscriviti al canale se ancora non sei iscritto per non perdere i prossimi video. Ma è possibile davvero che quel personaggio del 907 non sia Shanks? Lo vediamo senza cicatrice, perché ci viene mostrato solo dall'altro lato. Non viene fatto il suo nome, non viene detto che sia un pirata o un imperatore e soprattutto è tutto coperto dal mantello. Totalmente avvolto da un mantello. In questo modo ci viene anche difficile capire se gli manca un braccio oppure no. E quando ci viene mostrato da vicino, ci viene mostrato proprio sul lato pulito del volto, senza cicatrice. Il personaggio quindi che va a Marigioa nel capitolo 907 davvero non è Shanks? Questa cosa ci fa uscire fuori di testa, perché se davvero dovesse essere un personaggio che non è Shanks, ragazzi, Oda genialmente ci ha trollati tutti. Se questo personaggio non fosse Shanks, comunque gli astri di saggezza gli dicono che uno come lui non dovrebbe avere a che fare con il governo. Perché? Possiamo supporre che i cavalieri sacri non devono essere visti a Marigioa, forse perché devono rimanere nascosti al mondo. Magari si tratta di personaggi che non devono essere visti a contatto con il governo, anche se in realtà lavorano per il governo mondiale. Potrebbero quindi essere 9 personaggi dall'identità segreta. Possibile? Sarebbe un altro grande mistero da aggiungere alla lista dei tanti misteri di One Piece. Tutto questo però renderebbe possibile anche l'ipotesi che in realtà uno dei cavalieri sacri potrebbe essere effettivamente Shanks. Un pirata che in effetti si rivelerebbe essere un servo del governo mondiale. Si può accettare uno sviluppo del genere? Sarebbe davvero scioccante, ma non è la prima volta che si parla di Shanks come se fosse un traditore. 9 cavalieri sacri, cavalieri divini. Se togliamo Rufy, 9 come Mugiwara. Tutto questo sembrerebbe indirizzarci verso l'ultimo grande scontro con il governo mondiale. Rufy e Im e i 9 cavalieri divini contro i 9 Mugiwara. Però i Mugiwara dovrebbero essere tutti abbastanza potenti per scontrarsi con queste 9 figure. Bisogna vedere però se queste 9 figure sono tutte potenti allo stesso modo. Ma per rivelarle sul finale dell'opera, sì, dovrebbero essere tutti potenti. Voi ragazzi cosa ne pensate? Fatecelo sapere attraverso i commenti. Se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, seguiteci su Instagram e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima ragazzi! Alla prossima!